Ho dato un bacio a Ivo. Cosa? Come hai dato un bacio a Ivo? Sì, lui mi piace. E volevo capire se per lui è lo stesso. Ed è così? No. Io stavo pensando che potremmo fare una votazione. Sì, sì, bravo, ciao, buona idea. Sì. Bene, allora, chi vuole che Clara e Geronimo rimangano, alzi la mano. Un'altra opportunità! Mi perdona? Perché dovrei? Lei forse perdona per caso? Tutta la scuola le sta chiedendo perdono. Niente la commuove, sembra fatta di ferro. Mi dica, me lo spieghi, perché dovrei essere diverso da lei? Ho visto il tuo fidanzato e Luna insieme. Come? Sì, sì, stavo leggendo il mio libro quando ho visto Luna e Alessio che la seguiva. Sei sicura di quello che stai dicendo, Miranda? Sì, li ho visti con i miei occhi. Io al posto tuo fare qualcosa. Io non posso dimenticare. No. Non capisco cosa non puoi dimenticare. Puoi essere più chiaro, È vero che provi qualcosa nei miei confronti. Tu sapevi che mi piaceva Ivo? No. Ecco qui, con questa confessione, la bella storia tra Emma e Tom è terminata. No, per favore, parliamo. Con quello che ho sentito, non c'è più niente da dire. È finita. Vi ho riuniti qui per dirvi qual è la mia decisione. Chi dei due se ne va, signora Victoria? Lo dica ora, Geronimo o Clara? La mia decisione è... Chi dei due se ne va? Lo dica, signora direttrice, per favore, su, parli. Se ne va dal collegio? Lo dica una volta per tutte, per favore. Nessuno! Nessuno, silenzio! Ti prego, Rita, silenzium! Tutti e due rimangono alla Master School! No, ma come? Ce l'abbiamo fatta, amico! Grazie, fratello! Non ci separano, sorellina! No! Oh. Dopo tocca a lui.
Scusami. Scusami, non volevo farlo. Sono senza parole. Mi dispiace. Sì, mi scusi, per favore. L'ho fatto senza volerlo, vero? Sì, senza volerlo. Grazie. Tu sei sicura di quello che hai visto, Miranda? Sì, te l'ho già detto. Ero davanti alla scuola a leggere il mio libro quando ho visto Luna con la borsa della spesa e Alessio che la seguiva. Non ci posso credere, non ci posso credere. Calmati, Renata, calmati. Respira profondamente, tranquilla. È un incubo, Miranda, è un incubo questo! No, aspetta, aspetta, aspetta. Posso controllare dove sono? Come? È facile, guarda. E guarda come faccio. Rita, ascolta, dove è andata quella ragazza Luna a fare la spesa? Ah, quello sulla curva. Sì. Perfetto. Oh, perdonami. Sei incredibile, incredibile. Io? Sì, sì, sei così... così... Così cosa? Così speciale, così sorprendente, così magica. Un po' imbranata, però... non so, quando sto con te le cose non vanno mai come dovrebbero. Come se la logica smettesse di avere senso, non si può applicare con te. Mi spiego. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Quiero che mi musica llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Todo lo que siento te lo digo en mi canción. Sabes que me vuelves loca y estás quebrando my heart. Te cruzaste en mi camino. Eres lo que más me gusta y te sueño. Cambiaste mi destino. Si no estás, yo te salgo a buscar. Necesito volverte a encontrar. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Quiero que mi música llegue a tu corazón. Oh my love, oh my love, oh my crazy love. Todo lo que siento te lo digo en mi canción. Nadie, nadie existe in my life que yo haya amado tanto. Te quiero tener conmigo porque nuestro amor is nice. Tiene magia, tiene encanto. Si no estás, yo te salgo a buscar. Necesito volverte a encontrar. Andiamo? Sì, voglio vedere con i miei stessi occhi che cosa fanno quei due. Andiamo a vedere. Non permetterò a quello che t'ha di rubarmi il fidanzato. Andiamo, dai. Ragazzi, la verità è che Victoria si è comportata bene. Come in quei film che finiscono bene. La direttrice è stata davvero grande. In uno dei film in cui ho recitato, io ho fatto una parte così. Di una ragazza che alla fine perdonava tutti. È stato molto divertente. Sono proprio felice, ragazzi. È tutto grazie a voi che mi avete aiutato a convincere Victoria. È incredibile la forza che viene dall'unione. E questo noi, che siamo americani, lo sappiamo con certezza. Per questo siamo i primi del mondo, no? Se sono così belli gli Stati Uniti, perché non torni là dove sei nato? Sai che ci tornerei, Benji, ma devo dare il buon esempio a tutti voi. Che gradasso! Lascialo dire, è solo invidioso perché tu sei americano e lui è argentino. Per tua informazione, l'Argentina si trova nel continente americano, quindi sono anch'io americano. E cosa c'entra questo? Sì, basta! Potete stare zitti! La cosa che mi rende più contenta è che finalmente mio fratello e il mio migliore amico sono amici. Beh, quasi amici, dovrei dire. Sì, si può dire quasi amici. Sì. Quasi amici, eh? Ehi, la direttrice, ragazzi! In piedi!
Signora Victoria, grazie, lei è molto buona. Molte grazie, sono molto felice. Non dimenticherò mai questo momento. Peremolus, non lusingatemi perché mi viziate. Dovete ringraziare tutti i vostri compagni, i vostri professori e le persone che lavorano in questo istituto, perché sono stati loro a farmi cambiare opinione. Detto questo, comunque, io spero che ambedue abbiate imparato la lezione. Sì, l'abbiamo imparata. Guardatemi negli occhi, sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro. Sicuro, sicuro. Give me five, give me five. Hai detto quello che hai detto. E se l'hai detto ci sarà pure un motivo, perché se non avessi voluto dirlo non l'avresti prendo detto. Prendo il tè verde o il tè normale? Che tutti dici? E due. Tutti e due, sì. Cioè, ho sentito bene quello che hai detto, che tu provi qualcosa nei miei confronti. Beh, qualcosa, sì, qualcosa è molto generico. Un fiore è una cosa e una pietra è un'altra cosa e sono due cose molto diverse. Ah, i crackers, guarda, li prendo con il sale o senza sale per i ragazzi? No, mi pare che ai ragazzi piacciono di più questi, sì, questi e questi. No, qua. Non cambiare argomento, no, no. Te lo chiedo perché ho bisogno di sapere che cosa volevi dire esattamente. Niente di speciale, né che valga la pena dirti o che ti faccia dire ah, ma guarda che cosa ha detto Luna. Benji! Un abbraccio! Ciao! Ho una bellissima notizia da darti! Sul serio? Sì, i ragazzi restano, non se ne va nessuno dei due! Ma che bello! Come? Non sei felice? Non lo sei per niente? Festeggiamo, sì, dai! Sì, sono molto contenta, ma mi puoi lasciare? No, dai, festeggiamo insieme, festeggiamo! Ok, sì, va bene, però tesoro, mi lasci? Eh? Benji, mi lasci? Perché va bene tutto, ma... Certo che sei tremendo, lo sai? I miei complimenti. Scusi, parla con me? Vede qualcun altro? Sa perché glieli faccio? Perché evidentemente ha imparato a perdonare e ne sono felice. Lo sapevo. Lo sapevo. Sapevo che avrebbe pensato che l'ho fatto perché l'aveva detto lei. Lo sapevo. Ah, certo, perché non è stato così. Erratus. Arate? No, per carità, no, errato, sbagliato, dal latino, errato. Ah. Non è come crede. Davvero lei pensa che io corra immediatamente a fare quello che dice lei ogni volta che la pensiamo in modo diverso? Ma per favore, Gurma. No, la verità è che non ci avevo pensato. Beh, adesso che me lo dice capisco che il mio commento sia stato da chauffeur, no? Da chauffeur, come dice lei. Vengo considerato più di quanto credessi. Ma per favore, la prego, non sia così amaro, la prego. Fino a quando Guzman vuole continuare con questa cantilena sul tema dello chauffeur? La smetta con questa storia dello chauffeur. No, non la smetto, sa? Finché non mi passerà. Lei ha potuto perdonare, io no. Ho lasciato l'auto con le luci accese, mi permette? Ehi, Guglielmo! Mi scusi, che fortuna che vi siete riappacificati. Lui si sentiva così ferito nel suo cuore. Comunque... Cerca di contrarre un po' meglio la U. Si dice cuore, cuore. Contrai ragione, un po' di più. Sì. Sì, effettivamente è un uomo che passa da un estremo all'altro molte volte. Proprio così, è estremo. In amore soprattutto lui è estremo. In amore è estremo? In che senso è estremo? Nella vittoria da donna a donna. In qualsiasi momento potrebbe dichiararsi. Ah. Sì, potrebbe cadere ai miei piedi, sì. Bene, adesso devo andare a far vedere un documentario ai ragazzi. E... ai, l'amore, ai, l'amore, ai, l'amore. All you need is love. Io vado a prendere il video del documentario, torno più tardi. Ai, l'amore, ai, l'amore. Contento? Certo! Per fortuna che si è risolto tutto. Perché non volevo che mi separassero da Clara. Sì, sì, per fortuna. Ma ora devo chiederti una cosa. Ascolta. Ciao, ragazzi. Ciao. Non fare mai più una cosa del genere, hai capito? Ti rendi conto del pericolo che avete corso voi tre? Voi tre. Tu, tua sorella e Clara. Clara. Era una cosa molto rischiosa. Molto rischiosa. Ehi, adesso mi hai stancato. Smettila di ripetere tutto quello che dice Valentina. E che mi piace come parla? Questo ragazzino sta diventando stupido dietro a te. Ma li vuoi bene? Sì, li voglio bene come un fratellino. Come a Ivo? No, no, Ivo non è mio fratello. Per fortuna non è neanche mio. Non provare a ripetere, eh? Eh? Che tonto, che tonto. Tom, aprimi per...
per piacere! Tom! Tom, ascoltami. Quello che ho detto non è vero. L'ho detto perché stavo litigando con Valentina, lo giuro. Per favore, perdonami. È da molto che stiamo insieme noi due. Non possiamo buttare tutto all'aria per quello che ho detto. Abbiamo dei progetti, dei piani e un futuro insieme. Avevamo. E tu in un solo secondo hai fatto sì che tutto questo finisse. Addio, Emma. Per favore, Tom, non mi dire così. Perdonami, per favore. No, non voglio ascoltarti e non voglio vederti. Esci dalla mia vita, subito. Tom! Bello questo posto, vero? Stavolta ha superato se stesso il ragazzo. Qui farete le prove tranquilli e comodi, o no? Sono arrivati i panini! Oh, bravo, Toto. Ottimo, Toto. Bene, Toto! Dai, che abbiamo una fame da lupi! Prendi! Sono dei tramezzini stupendi! Questo. Vieni, Paul, siediti! Lo sa Luna delle prove di questa notte? Notte, hai detto? Eh sì, Toto, di notte. Di giorno non possiamo sparire dalla scuola. E io quando ci vado a dormire? Vedrai che ti abituerai, Toto. No, no, Ivo, noi avevamo un accordo! No! Toto, sì, certo, l'avevamo, ma non possiamo fare altrimenti, perché noi andiamo a scuola. Sta tranquillo, comunque. Non abbiamo intenzione di fare troppo tardi. Va bene. Invece, sai, dovremmo mettere più balle di fieno da quella parte per isolare meglio il suono. Si può fare? No, è una buona idea, anche se noi siamo molto lontani dalla scuola, quindi credo che non ci sia alcun problema. Occhio, occhio. Sapete a chi dovete stare attenti? A Miranda. Lei a volte gira da queste parti e... Con la rabbia che ha verso Luna, se ci scopre finisce subito tutto per noi. Ci manda al forno in un minuto. Povera figlia mia, sì. Miranda è la persona a cui vuole più bene e lei non la può sopportare. Sei sicura che sia qui? Sì, è qui. Andiamo? Sì. Io mi sento responsabile per i danni che abbiamo causato. Lei mi dica soltanto quant'è e risolviamo tutto. Senta, signore, non è solo per i soldi. Ma oggi vi è successo già due volte. Se ha tanta voglia di giocare a calcio, vada al campo di calcio. No, ha ragione, ma mi creda, non l'abbiamo fatto apposta nessuna delle due volte. Comunque le pago tutto. Sì, è che sono un po' maldestra e inoltre non so maneggiare il carrello. Mi scusi di nuovo, mi scusi. L'aiuto. Sa che cosa mi è successo una volta? Di fronte a casa mia c'è un supermercato che si chiama Donna Teresina. Io entro e, precipitosa come sempre, inciampo in uno scalino. Poi vado a salutare la signora che mi serve sempre, alla quale voglio molto bene. Mi avvicino, l'abbraccio e a quel punto mi cadono le bottiglie, le lattine, tutto. Lo vedo, ride. Mi scusi tanto, le giuro che non l'ho fatto apposta. È solo che sono così maldestra, mi scusi. Gol! 1-0! Dai, dai, sbrigati! Benji, dai, dai! Dai, 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 non importa! Di nuovo, gol! 2-0! Dai, sì, però Benji, non puoi essere così preso da Valentina. Sì, sono pazzo di lei, non è carina? Ma lei te l'ha detto in modo chiaro. Non ti considera, pensa ad altro. Beh, sì, lo so, ma tu non devi dirmi così. Però, sai, io credo che dovresti stare con una della tua età. Per esempio, chi? Ah, non so, questo è far tuo, Benji. Oh, tuo, perché là c'è la tua sorellina. Aspetta, basta, basta! Guarda che mi preparo, guarda che muscoli! Era uno scherzo. Ragazzi, venite, perché c'è il film! Occhio, Candy non è niente male! Il professore mi ha chiesto espressamente di farvi vedere questo documentario. Quindi vi chiedo un'assoluta concentrazione. E spero che lo gradiate. Io me ne vado 2 secondi. Ma occhio, occhio con me, perché continuo ad osservarvi. Quindi nessuno faccia il furbo, capito? Sì, capito. Capito, signorina Rita? Capito, signorina Rita. Superbo. Ma che noioso! Ci sono dei documentari che sono belli, ma questo qui è un mattone tremendo. Quali documentari sono belli? Quelli biografici, a me piacciono. Bio che? Ragazzi, sono d'accordo con Benji. Questo per me è di una noia mortale. Comunque
5. E se guardiamo la televisione? Sì! Bellissima idea! Togliamo questo docudramma e mettiamo i cartoni. No, no, meglio una serie americana, sono le migliori. Qualunque cosa, la mettiamo? Ok, lui al telecomando, tu alla porta. Sempre io devo stare alla porta. Sì, vai alla porta. Aspetta, torna indietro. Lì ci sei tu, Candy. È vero, Candy, quella sei tu. Ah, sì, è una delle pubblicità che ho fatto l'estate scorsa. Gustoso. Che saporito, che dolce, dolce di latte. Hai la faccia tutta sporca. Come da copione. Che divertente. Sul serio, era scritto sul copione. Peccato, non posso darti un fiore. Continuiamo con le notizie. È ora il momento di presentarvi un caso veramente incredibile. Olivia è una ragazza dai poteri soprannaturali. Sì, difficile a credersi, ma è la verità. Il potere della mente. Ma non voglio più intrattenervi con le parole. Andiamo subito al fatto. Caos nel negozio. Olivia, per favore, smettila, Olivia! Ti ho detto che volevo quella bambola e tu non hai voluto comprarmela! In un film recitavo la parte di una ragazza che aveva dei superpoteri. Sì, ma quello era finzione, questo è reale. Ma non importa, io l'ho fatto. Che bello avere dei poteri. A me piacerebbe poter volare. O attraversare le pareti. Volare da un posto all'altro aprendo le braccia. Sarebbe strabello essere come quella ragazza. Non vi capisco, che cosa ci vedete di interessante? Beh, le chiedo scusa ancora una volta e grazie. Bene. Grazie. Alessio, ora è tutto a posto. Puoi alzarti. Alessio, alzati. Alessio, che cosa fai? Dov'è il mio fidanzato? Non capisco di che parli, che non succede? Non fai la finta tonta, ho visto perfettamente quando ti ha seguito. Dove sta? Vediamo, guardiamo nelle tasche. No, in questa non c'è. No. No, cara, non scherzare con me perché non ti conviene. Non fare la spirituosa. Vado alla porta, se mai arrivasse e volesse scappare. Sì, vai. Emma, che ti ha detto Tom? Non lo immagini. Non so, che ti ha detto? Che non mi perdona. Che non mi perdonerà mai. Come posso perdonarla? È impossibile. Tom, ascoltami. In amore niente è impossibile. E tu la ami, lo sai. Sì, Raul, ma lei non ama me, capisci? Di che stiamo parlando? Dovresti essere contenta. Come posso essere contenta? Se ti piace davvero Ivo, è come se avessi fatto un passo importante. Hai la via libera. Non è così. Darei qualsiasi cosa perché non fosse successo. Perché Tom non lo avesse saputo. Se non te ne fossi accorto, Raul, io lo immaginavo. Ed è meglio che l'abbia scoperto. Perché ora basta, fine. La dimentico. È definitivo? Sì, è definitivo. Sai che non ti credo per niente. Sai che non mi interessa se non mi credi. Io sto lavorando, permesso, me ne vado. No, non te ne vai da nessuna parte finché non mi dici dov'è il mio fidanzato. L'ho cercato dappertutto, dalla porta non è uscito. Qui non c'è. Ve l'ho detto, ma non mi volete credere. E ora? Me ne posso andare? Perché io devo continuare il mio lavoro. Devo andare a scuola, devo cucinare, devo fare un sacco di cose. Alessio! Thank you.
Oggi ho sbagliato. Eh sì, fai più attenzione alle cose che fai, altrimenti continui a sbagliare. La lite tra Emma, Valentina e Tom è scoppiata per colpa mia. Non è stata colpa tua. Era ovvio che a Emma piacesse Ivo. Era ovvio? Era una ragazza grande? No, era una ragazza della nostra età. Sì, però era più piccola. Era come noi. E cosa faceva esattamente? Faceva magie. Non era magia. Era un'altra roba, strana. Muoveva le cose. Interessante, eh? Sarà vero? Sì, noi abbiamo visto quello che faceva. Comunque, a me ha fatto un po' paura. Tu che ne pensi? Quello che penso è che se Rita venisse a sapere che invece del documentario avete guardato la TV, avreste dei problemi. Avete visto che i ragazzi si sono bevuti la storia di quella ragazza che muove le cose? Quella nanetta diventerà famosa per dei ragazzini come questi. E parleranno solo di questo argomento. Soletto. Devo studiare. Sempre a studiare, perché ultimamente sei spesso da solo. Non ti vedo più con Miranda. Sembra a me o non ti sta dando molta corda, diciamo così. Mi sbaglio, forse? Dai, parla tranquillamente. Sai che non lo dirà nessuno. Ti prego, Giulietta, basta. Non voglio parlare di Miranda con te. Va tutto bene, però fine. Scusami, Renata, io non volevo. Non volevo. Sei un bugiardo. Mi spieghi che ci sei venuto a fare qui? Ho visto Luna uscire da scuola. Sapevo che veniva al supermercato e ho pensato che poteva aver bisogno di aiuto con le borse. E perché ti sei nascosto quando mi hai visto? Perché so come sei fatta. Ero sicuro che avresti reagito male. Io non ti credo per niente. Non ti credo per niente. Dove pensi di andare? A scuola? Ci andrai quando io e la mia amica ti diremo che puoi andare. Andiamo, andiamo. No. Quella, quella che vedete lì, con quella sua faccia da innocente, vuole rubarmi il fidanzato. Renata, per favore. No, per favore no. Deve saperlo tutto il mondo. Guardatela, guardatela bene e state attente ai vostri mariti. No, non fateci caso, io non ho fatto niente, Renata. Stai zitta, tu sei una gatta morta. Renata, sei una rivista. Muoviti, andiamo via, per favore. Mi scusi. Una vergogna, una figuraccia. Povero Alessio, io al posto suo sarei morto davvero. Ma si ha scelto una fidanzata del genere, che la sopporta? Hai ragione, sono totalmente d'accordo. Però se avesse una fidanzata come te non succederebbero certe cose. Eh? Beh, a lui piacerebbe avere una fidanzata come te. No. Ma sta zitto. Congratulazioni, eh? Parlo a te, non fare il furbo. Ma di che parli? Alla fine ti sei preso la mia ragazza. Mi congratulo. Papà, io non posso perdonarlo. Ma Renata, Alessio è semplicemente andato al supermercato ad accompagnare quella ragazza. Non è così grave. Come non è così grave? Mi ha mentito. Beh, ma lui ti ha spiegato perché ti ha mentito. Diciamo che è stata una piccola bugia a fin di bene. Sì, però io non posso... Però niente. Renata, devi perdonarlo e basta. E a partire da adesso tu occupati delle tue cose e io mi occupo delle mie. Che cosa vuoi fare? Adesso ti racconto. Allora, voglio che ti sia chiaro che per papà non c'è niente di più importante che la tua felicità, tesoro. Ci voglio bene. Allora hai passato un pessimo momento. Sì, orribile. Però tu te li crei da solo i problemi. Perché? Perché sei fidanzato con Renata e stai sempre con Luna. Io con Luna, no. Provi qualcosa per lei? No, 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 non hai capito. Lei prova qualcosa per me. Tu come lo sai? Perché me l'ha detto. Tu provi qualcosa per lei. Forse non te ne stai rendendo conto, ma provi qualcosa. Rubare il fidanzato a un'altra è la cosa peggiore. Sì, è molto brutto rubare un fidanzato. Però Luna non è l'unica a farlo. Ehi ragazze, basta, perché non cambiamo discorso? Mi annoia parlare sempre di questo. Ma se di questo non parliamo mai? Beh, mi annoia parlare sempre di Luna. È che non ci posso credere. Non posso credere che si sia comportata così.
Vorrei che non fossi mai arrivata. Luna non è venuta da sola. L'ha portata Toto. Sì, sì, hai ragione. Lui, Toto. Toto è responsabile del fatto che io debba sopportare quell'insopportabile. No, Toto non ha colpa. Sì che ha colpa. Emma, ti devo parlare. Scusami, ma sono stanca e non ho voglia di parlare. È per farti sentire più tranquilla. Non credo che tu possa. Ma io voglio scusarmi di tutto quello che ti ho detto e spiegarti perché l'ho fatto. Senti, Vale, abbiamo già parlato. Io ho bisogno che tu mi capisca. Per me non è stato facile rendermi conto che amavo Ivo. Per di più, avendolo sempre in casa e vedendole infatuarsi di tutte le mie amiche. E non di me. Ti capisco. Una persona non pianifica chi le piacerà. Succede e basta. Sì, e non si sa il motivo. Sì, è vero. Però Ivo non è innamorato di me. E allora? E allora, se a te piace lui e a lui piaci tu, andate avanti. Non fare caso a quello che succede a me. Sì? Ciao. Bene, è meglio che me ne vada. Ragazzi, concentrazione! Non riesco a concentrarmi con loro. Fai finta di essere da solo. State zitti perché mi voglio concentrare. Muovete gli oggetti che avete davanti con il pensiero. E se provassi con qualcosa di più leggero? No, con il potere della mente si muove anche un elefante. Va bene qui oppure mi avvicino un po'? No, va bene. Forza, dai, su. Io posso, io posso. Io no, non posso. Sì che puoi! Forza! Dai! Mi sto divertendo tantissimo. A me rende nervoso. È sempre lì, guarda, è lì, non si muove. E invece tu puoi. Tu puoi. Tu puoi. Tutti potete. Dai, mettiamoci la grinta, forza! Adesso! Oh, sono meravigliose, Patrizio. Come lei, Victoria. Oh, grazie mille, non doveva disturbarsi, ma grazie. Sa che ho pensato molto a lei? Davvero, lei ha pensato molto a me? In che senso? Cose carine. A lei e soprattutto alla sua carriera, la sua brillante carriera, al suo lavoro e a tutto quello che ha ottenuto. Sì, in effetti la verità è che ho lavorato molto e con tantissimo impegno in questo istituto. Lo so. Ho versato lacrime e sangue. Lo so, ma ha dimostrato molto talento. E sa che cosa pensavo ultimamente? No, mi dica. Che tutto quello che lei ha fatto per l'educazione dei nostri figli viziati si dovrebbe sapere. Si dovrebbe sapere in che modo? Dovrebbe renderlo pubblico, Vittorio. Renderlo pubblico? Sa una cosa? Bisognerebbe scrivere un libro. Un libro su quello che faccio con tutti i miei alunni viziati? Ma ovviamente per i posteri, affinché altri di altre generazioni. Lei è di una sensibilità, mi lascia senza parole, francamente non so che dirle. Ma non è un po' troppo difficile scrivere un libro, dico, insomma... Per me no, sono uno scrittore. Non ci posso credere, lei è una sorpresa continua, Patrizio, uno scrittore. Non gliel'avevo detto? No. Posso scriverlo io? Io non scrivo libri, io sono uno sceneggiatore per la televisione. Ma questo non ha importanza, lascia perdere. Tu scrivi il libro. Sì. Però occhio, dopo per tutto il mondo chi ha scritto il libro sono io, eh? È chiaro, va bene, questo. Va bene. Cameriere? Sì, bene. Ma che sbadato, sono uscito senza monete, dovrai offrirmi il caffè, non c'è problema, no? No, no, va bene, beh, pago io. Okay. Adesso dimmi, quando mi pagherai per questo lavoro che mi hai chiesto?
Questo lo stabiliamo dopo, non preoccuparti per questo. Non ho nessun problema a pagarti per quello che secondo te vale il tuo lavoro. Sì, va bene, ok. Ah, sì. Affare fatto? Sì. Ciao. Mi costa parlare. Sì, anche a me. Ma mi sembra che ci siano delle cose che dovremmo chiarire, no? Sì, va bene. L'unica cosa che so in questo momento è che non voglio ferire Tom. Va bene, va bene. A me succede la stessa cosa con Valentina. Per rispetto, io, anche se lo vorrei, non posso avere a che fare con te. È la cosa migliore per tutti. Sì, è la cosa migliore. Bene. Volevo dirti questo, niente di più. Ciao. Ciao. Permesso. Così adesso le scrivono un libro, no? Prego. Lei stava origliando dietro quella porta, no, Guzman. Scusi, stavate gridando, parlando ad alta voce con la porta aperta, signora. Gridando, maleducato, insolente. Che cosa dice? Lei è un villano maleducato. Mi preoccupo per lei, a me quell'uomo non piace affatto. Guzman, può ritirarsi. Ma certo, scriverà un libro su di lei perché quello che fa è unico. Non l'hanno mai fatto, lui è Borges. Le ho fatto una domanda o le ho detto di ritirarsi? Non si rende conto che quel tipo è un ciarlatano? E lei è un ficcanaso, signore, non glielo permetto, insolente. Mi ascolti, anche un bambino, guardandolo si rende conto delle intenzioni nascoste che quel tipo ha con lei. Che intenzioni nascoste ha con me, vediamo. No, mio caro, il signor Patrizio, innanzitutto, è un cavaliere, un signore, educatissimo, correttissimo, capisce? Aggiunga che è un commediante. E lei è un impiccione. No, io sono realista. È un maleducato. Ah, realista lei? Sì, sono realista. No, lei non è realista, lei è un maleducato. E le dico una cosa, Guzman. Lei chi è? Non è il mio Kevin Costner. Mi ha capito? Cioè, non è la mia guardia del corpo, né il mio custode. Sa chi è lei? È il mio chauffeur. Ci ha stancato. A me, ai professori, a Renata, a tutto il mondo. Quella ci fa diventare matti. Mi sai dire di chi stai parlando? Non fare il tonto. Sai bene che parlo della tua amichetta Luna. L'hai portata tu, ma lei non è una brava ragazza. Luna è una brava ragazza. Non mi dire. Sì, te lo dico. La conosco molto bene io. Beh, se la conoscessi bene come dici, sapresti che lei è una brutta persona. Non devi parlare male di Luna. Non dire cose che... Beh, io dico quello che voglio, quando voglio e dove voglio. Sai perché? Perché non la sopporto. Perché dal primo momento che l'ho vista mi ha reso la vita impossibile. No, Miranda, no! Non sai quello che stai dicendo. Quella ragazza... Quella ragazza cosa? Quella ragazza... Chi è? Vediamo, dimmi chi è Luna. Luna ci sta impiegando molto o mi sbaglio? Non so, ma è meglio, così abbiamo un po' più di tempo per provare finché non arriva. Iniziamo. Che ci fate voi qui? Noi qui stavamo... facevamo le prove. Si può sapere cos'è questo posto? È dove noi facciamo le prove. Abbiamo un gruppo, Aldo. Un gruppo? Sì, ma non lo sa nessuno. Nessuno lo sa e nessuno deve saperlo. Possiamo chiederti il favore di mantenere il segreto? Quando si mangia si sta con la bocca chiusa, i gomiti vicino al corpo e non si parla. Mi scusi, ma preferirei che continuassero a parlare perché quello che mi stavano raccontando mi piaceva molto. Ah sì? E si può sapere di che si tratta? Di una ragazzina che ha dei superpoteri. Ah, queste sono tutte sciocchezze. Guardi, Guglielmo, il nostro bebè come è cresciuto. Sì, ciao, papi, ciao, papi.
Ah, se anch'io avessi un potere, quello di leggere la mente di Guglielmo! Certo che se potessi conoscerla, le chiederei di dirmi che numero uscirà alla lotteria. Che ne pensi? Io le chiederei di dirmi se io piaccio alla ragazza che a me piace. Anch'io chiederei quello, Geronimo. Sempre a dire scemenze, Clara. Non sono scemenze. A me non serve chiederglielo, perché tutte le ragazze amano me. Solo tu lo pensi. Oh, che stupido! Chi sei? Ma chi sei? Ma chi ti credi di essere? Piantala! Silenzio! Silenzium! Silenzium! Silenzio tutti quanti, signora direttrice, prego. Grazie, Rita. Ora voglio presentarvi un'alunna nuova. Tranquilli, eh? Vieni con me. Con voi ci sarà la signorina Olivia. Ciao ragazzi. E spero che la trattiate come opportuno e che la consideriate come un'altra vostra compagna. Quella è la ragazza che abbiamo visto alla tele. Sì, assolutamente. Olivia, sei arrivata proprio nel momento migliore. Vuoi mangiare qualcosa? Sì. Molto bene, allora, quale dei miei eccellenti anfitrioni offre qualcosa a Olivia? Io! No, non serve. È meraviglioso. Sì, in effetti sì. Pensate quello che penso io? Sì. E sarà molto divertente. No, basta rinfacciarmelo, Renata, per favore. Io non ti rinfaccio niente, però non so. Però cosa? Ti ho chiesto perdono. Se non puoi perdonarmi, io non so che... Ti ho già perdonato. Mi hai perdonato? Sì, ti ho perdonato perché ti amo, perché voglio che ci buttiamo questo episodio alle spalle e che guardiamo avanti. Mi sembra molto bello. È molto maturo da parte tua, mi piace. Beh, se ti piace, non so, possiamo fare qualcosa, no? Che vuoi fare? Possiamo stabilire la data del fidanzamento. Dice que siempre está conmigo, sí.